Edizione numero 15 di Sport sotto le stelle, quella che ormai è una vera e propria mostra all'aperto, possiamo dire, di tutte le attività sportive del territorio. Sì, tutte, perché come sempre ci allarghiamo a livello provinciale, sono circa 120 attività che si fanno vedere in piazza, al centro, per il corso. Ed è bello perché, come dicevo sempre e come dico sempre, che la famiglia esce insieme ai ragazzi e può scegliere lo sport per i ragazzi, ma non solo per loro, ma anche per divertirsi, per passare una serata diversa. Appuntamento sabato 14 settembre dalle 18, però ci sono poi anche attività collaterali sempre interessanti. Sì, alle 18 c'è il tallone e il nastro, poi c'è di tutto perché abbiamo gli artisti di strada, abbiamo le street band, abbiamo tanto materiale, speriamo che tutto vada bene e ci sono anche novità che senso che ci abbiamo, a parte la votazione, si vota sempre il premio Falone dove si vota la migliore diciamo così associazione che crea un po' l'ambiente un po' bello, un po' sportivo, un po' particolare, creativo, fantasioso, quello. Poi c'è anche il premio Panathlon, dove loro vogliono votare l'associazione o la società che si avvicina un po' alle loro diciamo regole sportive, che poi appunto è il fair play e altro. E poi siamo in puzzle, ringraziamo Lisciani che ci ha regalato questa novità, regaleremo appunto a tutti i ragazzi, ma non solo, questa novità assoluta di quest'anno, e così può rimanere anche un ricordo a casa. E anche il giorno precedente c'è un appuntamento a cui non mancare. Sì, 13 facciamo aspettando sotto, diciamo, Sport sotto le stelle, c'è un premio Nino Dale e Gianni Dale, dove Nicoletta Dale insieme alla parentela, insieme al suo staff, darà questo premio importante grazie a Di Michele e Induccio che prenderanno il premio in piazza, quindi vi aspettiamo alle 21 a Piazza Martiri venerdì 13.